A Roseto il tantam di voci su un possibile focolaio Covid tra i partecipanti degli europei Under 22 di pugilato che si sono svolti nel comune costiero hanno suscitato preoccupazione in città. Notizia smentita dal primo cittadino sabatino di Girolamo che è in stretto contatto con l'ASL di Teramo. Nella giornata di ieri sono stati effettuati oltre 100 tamponi sulle persone coinvolte all'evento, molte delle quali sono già ripartite. I tamponi analizzati al momento hanno dato tutti esito negativo. Ai campionati hanno partecipato atleti giovanissimi provenienti da tutta Europa. Ad oggi io non ho dalla ASL alcuna notizia di un focolaio al Lido d'Abruzzo. Gli atleti sono ripartiti tutti perché assolutamente sani e monitorati ogni 48 ore con un tampone dall'organizzazione del torneo europeo. Quindi non mi risulta nessuna notizia di un focolaio, ripeto, in una struttura turistica rosetana. Si diffondono voci senza che vi sia alcuna certezza. Io comunque sono in continuo contatto con la ASL e qualora la notizia fosse confermata, al momento non lo è assolutamente, sarò io a dare un aggiornamento ai rosetani su questa situazione, ma al momento si sono diffuse, soprattutto da certe testate online, delle voci che sono assolutamente infondate e che fanno solo danno alla mia città. E quindi queste persone, prima di diffondere queste notizie, dovrebbero attendere l'esito delle indagini che la ASL con grande tempestività ha fatto, perché in quella struttura solo una persona ben una settimana fa era risultata positiva. Gli eventi hanno delle loro regole, hanno dei loro protocolli e quindi io stesso ho partecipato in tutta serenità alla cerimonia di premiazione, agli incontri presso il palazzetto, quindi non c'è alcuna connessione tra il torneo e l'unico caso di positività registrato in questa struttura, che risale peraltro ad oltre una settimana fa. Quindi si diffondono notizie molto spesso senza costrutto. Comunque la ASL sta indagando e io mi tengo in contatto stretto con la ASL facendo sapere, riservandomi di far sapere ai rosetani la verità al più presto.